questo è il modo in cui l'amministrazione comunale vuole dimostrare ai cittadini di Bacoli che anche le imprese più incredibili, più impossibili si possono realizzare. È una bella storia di sinergia istituzionale, il comune, la regione, le sovrintendenze, le amministrazioni militari. Questo è un modello per noi, un modello di recupero, di rispetto della legalità e di realizzazione attraverso la legalità di modelli di sviluppo locale. Inaugurato a Miseno un nuovo parco pubblico in via Plinio. Sui luoghi dello scempio edilizio più selvaggio, datato anni 80 e contrastato dall'azione di Regione Campania nel 2004, il sindaco Giosi della Regione ha tagliato il nastro riconsegnando alla comunità cittadina la fruizione di uno dei luoghi più incantevoli dell'intero litorale flegreo, lasciato dopo il 2004 all'abbandono ed incuria più totale. L'evento, promosso e diretto dall'assessore alla cultura Mariano Scotto Di Vetta, si è svolto alla presenza di numerose autorità militari, civili e religiose, oltre che di tantissimi cittadini, ed ha visto la partecipazione, tra gli altri, anche dell'assessore regionale al turismo Felice Casucci e dell'ex governatore della Campania Antonio Bassolini. Parliamo di uno spazio in cui negli anni Ottanta è stato realizzato uno dei più grandi abusi edilizi del nostro territorio, un ecomostro che spinse la regione Campania nel 2004 a demolire direttamente con le ruspe regionali, ma dal 2004 ad oggi lo spazio era completamente abbandonato. Noi abbiamo assunto la responsabilità di investire oltre 400.000 euro per fare prima la bonifica e poi i lavori, e oggi abbiamo un parco pubblico. Nel 2004, come regione, io ero il presidente della regione allora, decidemmo di abbatterlo e così fu. E poi è rimasto per tanto tempo abbandonato e ora invece risorge. È un parco aperto a tutti i cittadini, anzi è dei cittadini, e se qualcuno infatti mi domanda: ma per te qual è la cosa più importante? Io rispondo sempre: la cosa più importante è la gestione del territorio, perché un territorio gestito male è il nostro guaio e un territorio gestito bene è la nostra risorsa e la nostra ricchezza. Siglato inoltre nel corso della manifestazione un protocollo di intesa tra il sindaco della Regione ed il sindaco Carmine Lo Sapio per unire in sinergia e sviluppo culturale i comuni di Bacoli e di Pompei attraverso azioni ed attività che sulla base dell'epica rotta di Plinio il Vecchio promuovano e riqualifichino l'unicità di un tesoro culturale senza pari e senza tempo. Noi siamo coscienti di avere un grande tesoro, un luogo importante dal punto di vista naturalistico, ma soprattutto dal punto di vista archeologico, storico, in particolare Miseno, i luoghi di Plinio. E questo è stato un pretesto, un felice pretesto per firmare un protocollo d'intesa con Pompei, per lavorare insieme e portare avanti la storia del nostro territorio, che è una storia, direi, mondiale, non è una storia locale. E questo si unisce al fatto che questi luoghi, che nel corso degli anni sono stati deturpati, abbandonati, abusati, vengano riqualificati e riconsegnati alla cittadinanza. Questa solidarietà comunque deve rinascere. Noi siamo per questa solidarietà. Naturalmente il nostro protocollo d'intesa nasce da un'amicizia e non solo, ma deve tracciare un percorso, ma un percorso che deve rendere più visibili queste nostre aree, che sono bellissime, sono aree da visitare, aree dove devono arrivare i turisti. Noi abbiamo tolto i confini, anche se Pompei i confini li toglie anche per il fatto che è patrimonio dell'umanità, e quindi, ma noi li abbiamo tolti davvero, perché riteniamo di dover non rilanciare, ma far conoscere le nostre zone, che sono bellissime. Noi oggi raccontiamo che Bacoli, Miseno, Cuma, Baia e le nostre località possono essere uno dei fiori all'occhiello della Campania, dell'Italia intera, così come lo è Pompei. Bacoli e Pompei insieme per valorizzare il nostro tessuto culturale. Grazie a tutti, viva Bacoli, Pompei e la Regione Campania.